Siamo stati bravi a resistere alla sconfitta nazionale. Sono le prime parole del senatore Stefano Collina ai risultati delle elezioni del 4 marzo. Riconfermato in Parlamento insieme ad Alberto Pagani e Marco Di Maio alla Camera, il senatore Faentino sarà ora al centro delle dinamiche che dovranno portare all'elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato, ovvero il primo segnale di quella che potrà essere la futura maggioranza alla guida del Paese. Nonostante la sconfitta nazionale, non siamo stati travolti, ecco, venne solo un grazie che viene anche da lontano, che abbiamo fatto nel PD di Ravenna, sia stato importante per affrontare al meglio questo passaggio. Certo, adesso si aprirà un momento complicato per capire come va governato il paese. Dall'altra parte il PD dovrà interrogarsi su quale strada scegliere per tornare ad essere riconosciuto all'altezza dei problemi del paese. Comunque grazie anche ad Alberto Pagani e Marco Di Maio, perché insomma abbiamo lavorato in squadra in questa campagna elettorale e il risultato è stato raggiunto. Qui contava arrivare primi per essere eletti per noi, quindi non c'erano molti calcoli da fare, bisognava arrivare primi. E quindi il nostro lavoro di tutto il partito, di tutti i volontari, di tutti gli elettori che ci hanno seguito questa difficile campagna elettorale, insomma, trova un punto isolato di soddisfazione in un quadro nazionale di una pesante sconfitta. Guardando invece a lungo termine, il Partito Democratico dovrà fare una seria rifondazione, visto che il Movimento 5 Stelle vi ha quasi raggiunto a Faenza e addirittura superato Ravenna. Quando ritieni di aver lavorato con profitto e poi dopo non c'è il riscontro delle urne, bisogna che parta una riflessione molto approfondita, cioè non siamo riconosciuti all'altezza dei problemi del paese. Questo sicuramente è chiaro che abbiamo perso anche nel nostro territorio molti voti, e quindi questo ci deve fare iniziare subito un lavoro per ripartire. Adesso spetta a voi in Parlamento dare un segnale con l'elezione dei presidenti delle due Camere. Secondo lei è possibile un dialogo Partito Democratico Movimento 5 Stelle oppure si andrà a Movimento 5 Stelle Lega Nord? Io credo che chi ha vinto le elezioni, su questo non mi sembra che i giornalisti abbiano dei dubbi, dovrà farsi carico di esprimere la proposta alle Camere sulle presidenze. Noi, quando avevamo 5 anni fa non vinto, abbiamo dato il segnale noi proponendo Grasso e Boldrini. Non è che l'hanno dato quelli che avevano perso il segnale. Certo, certo, è che paradossalmente però siete ancora, nonostante la sconfitta, siete determinanti, tutto qui. Ah beh, questo mi fa piacere che si noti. C'è chi dice che siamo stati cancellati, no, non siamo stati cancellati, diciamo così, la sconfitta è pesante e il percorso di riflessione che dicevo prima è tutto da fare, poi i numeri in Parlamento sicuramente ci danno, come dire, un ruolo, però come dire, è un ruolo eventualmente esercitabile a seguito della verifica dell'insufficienza, dell'incapacità di chi più di noi ha avuto consenso dalle urne. Federico Lega per Faenza Web TV.